Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. Il piano delle maxi emergenze sanitarie della Regione Abruzzo è stato illustrato oggi dall'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Pescara. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio realizzato da Paolo Renzetti. La Regione Abruzzo si è dotata del piano regionale delle maxi emergenze sanitarie. Al suo interno, oltre al punto sullo stato del rischio in regione, sismico, chimico-industriale, incendi, neve e valanghe, viabilità, vengono definite le strategie di risposta sanitaria in caso di maxi emergenza e maxi evento. RSR Abruzzo è stato nominato il dottor Alberto Albani, direttore del pronto soccorso e medicina d'urgenza dell'ospedale di Pescara. Sarà lui al vertice della catena di comando sanitaria. Il punto principale è quello di aver fatto innanzitutto un'analisi di tutti i rischi della regione Abruzzo, poi quella di aver messo su una rete che consenta con la massima efficienza e efficacia di rispondere in caso di maxi emergenze, cioè fondamentalmente quello di aver costruito una rete basata su mezzi comuni a tutti, in senso che ogni ASL avrà le stesse dotazioni materiali e la stessa formazione, così in caso di emergenza tutti sanno cosa fare con gli stessi materiali e gli stessi mezzi. La regione Abruzzo è un po' considerata l'Israele d'Italia, abbiamo avuto il terremoto dell'Aquila, quello di Amatrice, l'evento purtroppo tragico di Rigopiano, l'emergenza neve, abbiamo avuto gli incendi sulla Maiella che sono durati circa 20 giorni, quindi siamo purtroppo legati a un territorio molto molto fragile, quindi possiamo attenderci di tutto purtroppo su ogni campo. Con il piano la Regione istituisce anche il gruppo di coordinamento denominato NOES, Nucleo Organizzativo di Emergenza Sanitaria, abilitato a svolgere il censimento delle dotazioni, la formulazione di proposte tecniche per la formazione degli addetti, la definizione del fabbisogno di presidi e attrezzature uniformi e la comunicazione di rete con gli attori pubblici e privati. I pronti soccorso saranno le strutture organizzative deputate ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente alla DEA di livello superiore di cura secondo protocolli concordati per ogni tipo di patologia. È stato previsto inoltre l'acquisto di 4 posti medici avanzati, strutture mobili e modulabili a seconda delle necessità che in pochi minuti possono essere montate nei luoghi dove dovesse verificarsi l'emergenza. Di gran lunga il tempo in cui non si verificano, e noi auspichiamo non si verifichino mai, eventi tragici di ogni tipo, non soltanto quelli che ci accendono subito la memoria riguardo la neve piuttosto che riguardo il sisma o altre tragedie, ma anche quelle che possono capitare, che sono tra virgolette un pochino più frequenti, ecco, in quei momenti sono relativamente molto più rari rispetto al tempo in cui bisogna utilizzare tutte le nostre regie, le nostre forze per formare costantemente il personale e per avere quel know-how significativo, importante, determinante per salvare vite umane quando poi qualcosa si verifica. Adesso cambiamo argomento. Secondo la relazione inviata al Parlamento da parte della direzione antimafia, l'Abruzzo fa gola alle organizzazioni criminali per lo spaccio e soprattutto per la ricostruzione post-terremoto. Ci sarebbe, secondo gli investigatori, un tentativo in atto di spartirsi la regione tra mafia e 'ndrangheta. Vediamo insieme il servizio di Daniela Rosone. La relazione semestrale della DIA, la Direzione Antimafia, al Parlamento italiano fa preoccupare non poco relativamente alla regione Abruzzo, considerata dai clan di mafia 'ndrangheta un'isola felice da spartirsi. Così, insomma, è vista la regione dalle organizzazioni malavitose che cercano spesso di infiltrarsi nel territorio e nel suo tessuto economico e sociale. Il terremoto dell'Aquila in particolare fa molto gola, ma finora le forze dell'ordine sono state brave e sono riuscite sempre ad arginare tutte le infiltrazioni. Secondo la relazione presentata nei giorni scorsi, infatti, ci sarebbe un vero e proprio accordo tra mafia 'ndrangheta per spartirsi l'Abruzzo. Spaccio di droga, tentativi di entrare nella ricostruzione. Già da tempo la DIA aveva posto l'attenzione sull'Abruzzo, una regione pura da questo punto di vista, ma appetibile e soprattutto ben collegata per le organizzazioni criminali. Dopo l'arresto di Cozzolino, infatti, che come è noto aveva costruito la propria base logistica in un piccolo paesino nel sud dell'Abruzzo, le indagini e le operazioni seguite, tra cui c'è quella molto famosa, l'Isola Felice,
province hanno fatto emergere inquietanti tentativi da parte delle organizzazioni criminali di dividersi la regione Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda il traffico degli stupefacenti che si diffonde sempre di più. In particolare, secondo la DIA, sarebbe la cosca di Ferrazzo, riemersa con forza proprio dall'arresto di Cozzolino, e il clan marchese di Messina ad aver avuto interessi a gestire pacificamente gli affari in Abruzzo, così si legge. Il sospetto però è che le organizzazioni criminali volessero infiltrarsi per occupare spazi anche nell'ambito della ricostruzione post-terremoto. L'attenzione della direzione antimafia dunque rimane molto alta sulla regione. Voltiamo ancora pagina, sciopero di 24 ore oggi nel settore dei trasporti. A incrociare le braccia sono gli aderenti alla sigla sindacale Orsa. Questa mattina un sit-in di fronte alla sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara ha spiegato i motivi dell'astensione dal lavoro. Vediamo. Sono ragioni importanti se pensiamo che sono problematiche attinenti al lavoro quotidiano dei lavoratori di Tua, quindi problematiche relative ai mezzi aziendali che sono con delle lacune ormai al limite della sicurezza e del comfort per gli utenti che si appoggiano a Tua per gli spostamenti nella Regione Abruzzo e anche fuori dalla Regione Abruzzo. In più ci sono le infrastrutture aziendali che anch'esse hanno alcune lacune evidenti, specialmente nelle sedi territoriali più lontane dalla direzione generale, limiti di sicurezza e di soprattutto adeguatezza a quello che è l'esigenza di una società di trasporto. E poi ci sono le lacune dovute presenti nell'organizzazione del lavoro, faccio l'esempio dei turni dell'extraurbano, faccio l'esempio dei mancati aggiornamenti su quei turni relativi alle nuove richieste dell'utenza. Pettinari, voi del Movimento 5 Stelle avevate presentato un'interrogazione a risposta orale in Consiglio regionale per lamentare la mancata convocazione ai tavoli di consultazione del sindacato Orsa. Sì, abbiamo presentato un'interrogazione in Consiglio regionale perché riteniamo ci sia stata una disparità di trattamento da parte di Regione Abruzzo che nonostante le decine di lettere del sindacato non li riceve. Questa è una cosa assurda. Poi noi siamo per un servizio pubblico, veramente pubblico, e c'è un grande preoccupazione sul spezzettamento e la privatizzazione del servizio. Questo non lo possiamo concepire. Sono mezzi che continuano a uscire con le spie rosse acceso, mettendo a serio rischio l'incolumità degli utenti, non solo. Troppi amministrativi, abbiamo centinaia di amministrativi in esubero e troppi dirigenti. Qua vanno tagliati i dirigenti e più risorse al personale viaggiante e più tutela per il personale viaggiante. Questa è stata sempre la nostra battaglia e sarà la nostra battaglia. A fianco a tutti i dipendenti della Tua. Lasciamo la pagina sindacale. Iniziata la corsa alle amministrative del 10 di giugno anche a Montorio al Vomano, siamo nella provincia di Teramo, dove si torna a votare dopo la caduta dell'amministrazione comunale. Per il centrodestra il candidato sindaco è Ennio Facciolini, mentre il centrosinistra si spacca in gruppi civici, ognuno con un proprio candidato. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. E se a Teramo lo scenario politico si frammenta in ben 8 candidati sindaci, anche nel comune di Montorio al Vomano, che tornerà al voto il 10 giugno dopo la caduta dell'ultima giunta, la situazione è molto simile. Per il centrodestra il candidato sindaco è l'imprenditore castellano Ennio Facciolini, mentre il centrosinistra si spacca in vari rivoli. Il Partito Democratico punta su Marco Citerei e poi ci sono i fuoriusciti Dem che hanno formato gruppi alternativi e civici decisi ad andare da soli. Tra questo il gruppo Progressisti per Montorio, che annuncia la prima candidatura ufficiale a sindaco di Vincenzo Macedone. Segretario del Partito Democratico di Montorio, lei lascia il partito e si presenta come candidato sindaco civico, perché questa scelta? Abbiamo lasciato il partito in realtà in 80 persone, 80 tesserati che avevano condiviso un percorso programmatico serio di rinnovamento all'interno del Partito Democratico.
per motivi che ho già ampiamente espresso. Poi a novembre dello scorso anno non abbiamo più condiviso la mancanza del rispetto delle regole all'interno del partito, una segreteria provinciale e regionale che ha fatto di tutto per evitare che le cose giuste venissero alla luce, insomma hanno cercato di far rientrare e poi ci sono riusciti persone che non avevano diritto di riprendere la testa del Partito Democratico. Io non condividendo più queste linee dittatoriali da parte del segretario provinciale e anche della segreteria regionale, ho deciso di andarmene, con me tutta quella parte della dirigenza montoriese, di nuovi anche iscritti che hanno visto che insomma nel partito non c'era più modo di condividere anche idee programmatiche. Ci siamo guardati negli occhi con gli amici, ci siamo detti che dare un'alternativa a Montorio era necessario in questo periodo storico molto brutto, molto difficile. Hanno visto nella mia figura la possibilità di dare anche una svolta a Montorio, mi hanno indicato come candidato sindaco, io ho accettato anche con molta paura questa nuova avventura. Speriamo di poter portare a Montorio idee nuove con il mio gruppo di persone, con il gruppo di tutti quelli che vorranno darci una mano. Siamo i primi che si sono esposti con il mio nome, ecco, con il gruppo dei progressisti per Montorio, e adesso insomma, speriamo di poter andare avanti anche con incontri pubblici per far capire alla gente quello che vogliamo fare per il nostro paese. Adesso torniamo all'Aquila, proteste dei residenti nei progetti case, protestano per la scarsa manutenzione dell'erba che ormai ha raggiunto livelli esagerati. L'assessore all'ambiente del Comune dell'Aquila assicura che si sta procedendo per cercare di migliorare la situazione. Vediamo. Proteste dai progetti case del territorio aquilano per la manutenzione, ma soprattutto per l'erba alta che ai primi pollini riscatena le allergie di molte persone, oltre al decoro che alcune abitazioni dovrebbero avere, ovviamente. Dopo le proteste a Sant'Antonio e un trattore mandato subito dopo per tagliare l'erba, divenuta ormai altissima, l'assessore Emanuele Imprudente, assessore comunale all'ambiente, assicura che si sta procedendo e via via si passerà in rassegna per tutti i progetti case. In alcuni le situazioni peggiori, ad esempio a Paganica, dove tante lamentele ci sono state nei giorni scorsi anche per la presenza di pecore proprio nei giardini vicino al parco giochi dei più piccoli e sotto le finestre degli inquilini. A Pagliari di Sassa la situazione non è migliore, come si vede dalle immagini: erba alta, panchine che ormai non sono utilizzabili, ma soprattutto rimane in bella vista quella palazzina ormai disabitata dove prese fuoco e che negli anni non è mai stata riparata. Ma altre proteste arrivano anche dai progetti case di Coppito: erba alta e soprattutto in alcune piastre c'è il buio. Alcuni genitori chiedono anche di tagliare l'erba nelle scuole comunali per evitare allergie, ma soprattutto per l'igiene dei propri bambini. Intanto l'assessore Liris interviene con una comunicazione di servizio per quanto riguarda il progetto case di Coppito 3. Sono giunte infatti da lì diverse segnalazioni circa problemi riguardanti il segnale TV. L'inconveniente potrebbe essere riconducibile all'antenna TIM di telefonia mobile recentemente realizzata in zona, spiega l'assessore. Gli uffici però sono già attivi per effettuare tutte le verifiche e ripristinare il segnale. Adesso voltiamo pagina e restando nell'Aquilano ci spostiamo sulla cronaca. Il GIP del Tribunale di Avezzano ha convalidato il fermo di Dan Gheorghe Gabinat, inizialmente accusato dell'omicidio della compagna Violeta Blindescu, trovata morta all'interno del suo appartamento di Carsoli. Gabinat, che poi è stato scagionato dall'accusa più grave, resta però indagato per presunti maltrattamenti, indagato comunque a piede libero. Sentiamo il servizio della redazione di Infomedia News. Non si fermano le indagini per risolvere il caso scoppiato giovedì scorso a Carsoli riguardo la morte di Violeta Blindescu, 46enne romena, trovata senza vita all'interno della sua abitazione nel Carsiolano. La donna, trovata morta dai militari della stazione di Carsoli e dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, allertati dallo stesso compagno, è deceduta, secondo quanto stabilito dai risultati dell'esame autoptico, a causa di un grave deperimento organico. Nell'ambito dello svolgimento delle indagini, Gabinat era stato fermato e condotto all'interno della casa circondariale San Nicola di Avezzano la mattina di venerdì 27 aprile e poi scarcerato la sera stessa in seguito alla caduta dell'accusa di omicidio. È emerso anche nella ricostruzione della procura, e quindi non incompatibile con assolutamente la difesa del Gabinat, che le condizioni di estremo abbandono della donna siano legate esclusivamente a un fatto proprio della donna, che ormai aveva deciso
secondo noi, di abbandonarsi, di lasciarsi andare. Questo è un fatto tipico nelle comunità straniere, soprattutto dopo un certo tempo di conduzione di una vita che non è certamente regolare o comunque piena di affetti, secondo un cliché che noi conosciamo. Invece il Gabinet ha cercato solo e sempre di aiutare questa ragazza che ormai, secondo noi, aveva deciso un po', ecco, di chiudere una serie di situazioni esistenziali, e tant'è che rifiutava proprio di mangiare. Chi portava da mangiare alla donna era proprio lui. Gabinet resta quindi indagato per un'ipotesi residuale di maltrattamenti, soprattutto per le ecchimosi riscontrate sul corpo privo di vita della donna. Un'accusa, secondo il legale difensore di Gabinet, Emilio Amiconi, destinata anch'essa a cadere con il protrarsi delle indagini. È chiaro che lui rimane indagato perché, come ho già detto, il perimetro della vicenda riguarda pochi attori che quindi inevitabilmente vengono attenzionati dall'attività investigativa. Però poi anche la Procura ha riconosciuto indirettamente che ci sono dei fatti che vanno a deporre positivamente nei confronti del Gabinet. Andiamo avanti. Presentato oggi a Pescara il progetto Abruzzo Attrattivo, turismo esperienziale, marketing territoriale. Si tratta nello specifico del workshop Offerta Turistica 2018, Vivi l'Abruzzo a 360 gradi. Vediamo. Assessore, Abruzzo Attrattivo, ci avviciniamo alla stagione estiva, tanti i progetti che avete in cantiere, questo in particolare. Guarda, il primo progetto che volevamo fare era quello di ridare un assessorato al turismo che aveva una struttura qui, oggi siamo qui, la nostra conferenza è qui, perché io volevo dare un'impronta al turismo nuova, un'impronta diversa, un'impronta di un assessorato che lavora a fianco alle amministrazioni, a fianco a tutti gli operatori. Abruzzo Attrattivo è proprio questo, è l'insieme degli operatori, è un workshop che si presenta ai cittadini per capire quali sono tutte le iniziative che si faranno in turismo ecologico, ma insieme agli operatori, a tutti gli attori, per questa sfida che dobbiamo insieme vincere. La Regione Abruzzo coordinerà, l'assessorato coordinerà tutte quelle che sono le iniziative che portano turismo in Abruzzo. Guardate che oggi si presenta una stagione estiva particolare, abbiamo quattro soli punti di non balneabilità rispetto agli 11 dei 126 km della costa teramana, abbiamo 8 bandiere blu e insomma vogliamo vincere questa sfida del turismo, riportare la gente al mare, la gente in montagna. A breve avremo il Giro d'Italia, avremo una serie di iniziative internazionali e credo che insomma stiamo dando un segnale e invitiamo tutti. Voglio che questo assessorato sia aperto a tutti coloro che vogliono conoscere, vogliono vedere come si svolge l'attività di un assessore, che cosa si fa in un assessorato, e ricevere consigli da tutti coloro che si sentono in condizione di poterne dare. È un assessorato aperto, siamo a disposizione veramente, e oggi è l'inizio. L'Abruzzo Attrattivo sarà appunto il primo punto per partire per questa rivoluzione, tra virgolette, una rivoluzione pacifica ovviamente, ma che speriamo dia nel breve grandi frutti. E migliaia di persone hanno partecipato ieri al tradizionale concertone del 1 maggio in Piazza Salotto a Pescara. Dal primo pomeriggio fino a tarda serata il centro della città è stato animato dalle esibizioni di numerosi artisti, sia locali che provenienti da varie parti d'Italia. Tra le band locali, la tribù di Farindola, i pescaresi Black Box Crew, oltre ovviamente ai comici pescaresi Vincenzo Olivieri e Induccio. Grande protagonista di giornata il rap con le due special guest, Mischilla e Gue Pequeño. Per quest'ultimo, nota di colore, prima di salire sul palco c'è stata la degustazione della specialità abruzzese per eccellenza, vale a dire gli arrosticini. Imponenti comunque le misure di sicurezza adottate e condivise con prefettura, questura, polizia municipale, protezione civile, associazioni di soccorso e vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi e la serata è filata liscia fra musica e divertimento. Andiamo avanti e voltiamo pagina. Calciatori del passato della Pescara Calcio e del Bari hanno dato vita nei giorni scorsi alla partita delle vecchie glorie presso lo stadio comunale Fernando Colangelo di Penne. L'evento, organizzato dall'Associazione Cuore Nazionale Abruzzo in occasione della partenza del Giro d'Italia proprio da Penne, è stato il motivo per raccogliere fondi e riaccendere la luce sull'area Vestina. Il servizio di Vestina News.
Francesco Longobardi, cuore nazionale, oggi qui a Penna una bellissima manifestazione per una raccolta fondi importante per far tornare alla luce quei luoghi che hanno subito dei terremoti o comunque delle tragedie. Sì, abbiamo voluto organizzare questo evento delle vecchie glorie del calcio tra Bari e Pescara, sia per dare un segnale forte sia per riaccendere i riflettori su questi territori che sono stati fortemente martoriati dalle calamità naturali. Vogliamo anche valorizzare l'artigianato, il commercio e il turismo, quindi fare in modo che la gente venga su questi territori, ma anche fare in modo che incominciano a dialogare le città tra Bari e Pescara, perché è molto importante sotto l'aspetto sia turistico che sotto l'aspetto commerciale, anche perché vogliamo anche creare una sinergia tra le due regioni. Da qui comunque partono anche gli eventi di avvicinamento al Giro d'Italia e Cuore Nazionale sicuramente durante questo periodo realizzerà altri eventi qui nell'area vestina. Sì, questo è stato il cappello, quindi incomincia da oggi gli eventi, quindi Cuore Nazionale Abruzzo ha accolto e non poteva non essere così questa iniziativa, cioè questo invito del Comune di Penne e Farindola per fare in modo che possiamo insieme creare tutta una serie di eventi, ma siamo più propensi anche ad organizzare fiere per poter valorizzare l'artigianato, ma non solo, anche i prodotti tipici della terra dell'area vestina. Questo servizio ci introduce alla pagina sportiva. Iniziamo dal calcio di Serie B, pareggio senza gol e con poche emozioni ieri all'Adriatico Cornacchia tra il Pescara e il Cesena. I biancazzurri hanno spinto per tutta la partita ma senza superare la munita organizzazione difensiva dei romagnoli. Pratica salvezza rimandata, ma la partita dà continuità agli ultimi risultati. Vediamo il servizio della partita per l'appunto e poi le impressioni dopo gara degli allenatori, vale a dire Beppi Pillon e Fabrizio Castori. Un pareggio che vale per i biancazzurri che non riescono a superare un ostico Cesena allo stadio Adriatico, conquistando però un punto che consente al Pescara di salire a più 5 sulla zona playout a 270 minuti dal termine del campionato. Un successo avrebbe chiuso il discorso salvezza, che resta però ampiamente alla portata di Fiorillo e compagni, che ci hanno provato soprattutto nel primo tempo, mancando qualche ghiotta occasione prima di una ripresa piuttosto bloccata in cui sono state davvero rare le emozioni. Pillon conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa a Terni con l'unica variante di Fiamozzi al posto di Balzano. Coda dopo la squalifica siede in panchina nel 4-3-3 del Cesena di Castori, formazione quasi annunciata con la sorpresa dell'esclusione però di Laribi. Non c'è Di Noia con Esposito che va in panchina. Al centro dell'attacco c'è invece il gambiano Yalov. Nel caldo ma non caldissimo pomeriggio dell'Adriatico ci sono quasi 8.000 spettatori con 234 sostenitori ospiti, momenti di tensione fra le due tifoserie prima della gara. Agli ordini di Chiffi di Padova si parte a buon ritmo con il Pescara che all'ottavo arriva davvero ad un passo dal vantaggio con Perrotta che su angolo di Capone colpisce di testa indisturbato a due passi da Fulignati che con un miracolo respinge quasi distinto sulla linea di porta la sfera. Il Pescara cresce con il trascorrere dei minuti al 14° e ancora Perrotta da quasi 40 metri a mancare di poco il bersaglio dopo aver visto il portiere Cesenate leggermente avanzato. I biancazzurri premono e si rendono ancora pericolosi con Macin che svirgola però il pallone dal limite dell'area. Preme il Pescara ma al 20° sul tiro cross di Alv c'è forse un tocco involontario con la mano di Gravion, con l'arbitro Chiffi che con ampi gesti fa proseguire la gara fra le proteste dei giocatori ospiti. La formazione di Giuseppe Pillon si fa apprezzare sul piano del gioco e della manovra. Il Pescara preme ma non trova il gol dell'1-0. Al 37° sul cross di Pettinari Scognamiglio tocca con il gomito la palla ma anche in questo caso il fischietto Padovano lascia proseguire considerando involontario il tocco del giocatore come nella precedente occasione. Dirige all'inglese ma bene Chiffi con gli ultimi minuti del primo tempo che non regalano emozioni e con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul risultato di 0-0. La ripresa ricomincia senza cambi e con gli stessi 22 di inizio gara. I ritmi sono però meno impetuosi del primo tempo, il caldo si fa sentire e il Pescara attacca senza però pungere, mentre Castori opera al 15° una doppia sostituzione mandando in campo l'ex ed applaudito Emanuele Cascione per Fedele e Raribi al posto di Dalmonte. La gara appare piuttosto bloccata con i due portieri praticamente inoperosi. Al 27° Pillone risponde al suo collega e getta nella mischia Bunino per
per pettinare, mentre con il trascorrere dei minuti le cose non cambiano. Si arriva così alla mezz'ora senza grandi sussulti e con l'ingresso in campo poco dopo al 33esimo di Baez per Mancuso. Il Pescara ci prova con maggiore convinzione, ma le polveri sono bagnate, anche se il neoentrato Bonino appare molto ispirato. A far correre un brivido, i biancazzurri ci prova su punizione, poi Chiricò quasi allo scadere, trovando però un attento Fiorillo che para a terra. Poi 5 minuti di recupero ed il triplice fischio finale del bravo Chiffi con lo 0-0 che resta tale e con il pensiero in casa biancazzurra che va già alla gara di sabato prossimo al Silvio Piola di Novara. La prestazione è stata buona, peccato non aver fatto gol, però un punto secondo me importante perché ci consente di dare continuità di risultato e a questo punto del campionato è importantissimo questo, dare continuità di risultato. Abbiamo cercato di vincere, non ci siamo riusciti, però andiamo avanti con i punti e questa è la cosa importante. Mister, un altro risultato positivo, un pareggio che vale, un pareggio pesante ai fini della classifica, perché questa sera siete a 5 punti dalla zona play-out, in virtù degli altri risultati avete guadagnato un'altra lunghezza sulla zona calda. Sì, sì, chiaramente se vincevamo la cosa era fatta, però insomma bisogna, alle volte quando non si può vincere non bisogna perdere, perciò noi abbiamo cercato di vincere in tutti i modi, abbiamo cercato di attaccare, loro si sono chiusi anche bene, tutti là dietro la linea della palla, non era facile. Perciò complimenti ragazzi per la prestazione, peccato non aver vinto. Pilon, da quando è arrivato lei sulla panchina di Pescara, biancazzurri hanno perso una sola partita, ma soprattutto questa squadra che prima del suo arrivo aveva grandi difficoltà in zona gol e subiva spesso, nelle ultime settimane ha segnato diversi gol, ma soprattutto, lo dicono gli ultimi risultati, ha chiuso la sarginesca della porta di Fiorillo. Il suo 4-3-3 è un 4-3-3 sostanzioso, di sostanza, perché porta punti. Sì, sì, dobbiamo essere sempre compatti, ho sempre detto alla mia squadra. È un campionato di Serie B, la compattezza è quella che paga. Noi in questo momento lo stiamo facendo bene, le prestazioni sono buone, perciò dobbiamo continuare così. Ci comportiamo insomma in una fase difensiva dove tutti e 11 difendere e tutti e 11 dobbiamo attaccare. Credo che nel possesso palla siamo migliorati, nella gestione della palla, nel giro palla, nell'attaccare la profondità, lì siamo migliorati dal mio punto di vista. Ecco, quello può essere una cosa. Questo baby Pilon sta facendo sempre più breccia nel cuore dei tifosi del Pescara, se l'aspettava? No, sinceramente no, ma li ringrazio di tutto cuore per l'affetto e il sostegno che mi stanno dando. Io spero di ripagarli con la salvezza il quanto prima possibile. Ma alla fine il risultato è giusto, secondo me, è un risultato equo. È normale che Pescara avesse cercato di fare qualcosa in più, giocava in casa, però veniva a due vittorie consecutive e sta uscendo anche essa da una brutta classifica, come stiamo facendo noi. Quindi quando ormai mancano poche partite alla fine, secondo me, il risultato positivo, anche il pareggio, aiuta, perché se si perde poi si rischia di vanificare tutto quel buono che si è fatto, che si è costruito. Quindi anche i piccoli passi aiutano a centrare l'obiettivo salvezza. La partita secondo me non è giusto il risultato, c'è poco da recriminare sia da una parte che dall'altra. È stata una partita combattuta, tirata, ma le due squadre non volevano perdere e poi si è giocato due giorni fa, noi abbiamo giocato con il Frosinone, siamo andati a 200 all'ora per vincere con il Frosinone, oggi non avevamo la stessa gamba per poter fare una gran partita, quindi abbiamo cercato di gestire la partita e portare via il risultato. Poi ci prepareremo bene, adesso abbiamo 5 giorni perché domenica affrontiamo il Parma in casa, per noi giocare a ritmo alto è una prerogativa importante, quindi abbiamo qualche giorno in più per rifiatare e prepararci bene a quella che è una partita anch'essa molto importante che vogliamo assolutamente centrare. Ora la Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha prosciolto il Sant'Arcangelo da qualsiasi addebito e di conseguenza non ha inflitto alcuna penalizzazione ad una delle squadre che in lotta con il Teramo per evitare i play-out. Il Sant'Arcangelo resta così a quota 36 punti in classifica, prosciolta anche un'altra squadra, la propria Cenza, che milita nel girone A. Sono 6 invece le squadre penalizzate dal TFN, una delle quali milita nel girone B. Si tratta del Mestre, vedete proprio la classifica del girone B, Mestre cui sono stati inflitti 2 punti e che così scende al 10° posto con 44 punti. Il Teramo, lo vedete, è a quota 34. Andiamo adesso proprio a parlare del Teramo, perché è stato presentato il nuovo allenatore Giovanni Zichella
che ieri in conferenza stampa ha confermato che ci è voluto poco per accettare l'offerta del club biancorosso. Zichella sarà chiamato subito ad una grande prova domenica pomeriggio contro la Reggiana, in una gara in cui anche la vittoria potrebbe non scongiurare l'ipotesi dei play-out. Allora vediamo insieme il servizio di Ania Cantagalli. Mister, bentornato in primis. Che effetto fa essere tornato a Teramo, di tornare a Teramo da primo e non più da secondo? Da primo, secondo, terzo sono tornato a Teramo, quello non è un problema. Sono tornato a Teramo, la società mi ha richiamato, ero sotto contratto e quindi non ci ho pensato, come dicevo prima, solo 5 minuti giusto per parlare con la mia famiglia. Quindi sono qui e non so se posso ritenermi un incosciente o cosa, però ho veramente tanta voglia. Poi, è normale che ci sono le categorie, la mia categoria è anche questa, quindi i tifosi dovranno avere pazienza anche nei miei confronti, però di sicuro darò tutto e quello che ho ancora di più per raggiungere e far stare questa città dove merita. Sei tornato per una sorta di missione impossibile, ma quanto è possibile a 90 minuti dal termine della stagione evitare effettivamente i play-out, anche se poi non dipenderà solo dal Teramo? Allora, lo dicevo prima, questa è incoscienza, però non lo so, di solito si è incoscienti quando si è giovani. Io se ho 53 anni continuo ad essere incosciente, questo forse fa parte anche del mio carattere, insomma, quando, apro una parentesi, quando a 20 anni ho deciso che devo smettere di giocare al calcio perché ero scarso e ho deciso di fare l'allenatore, quella era l'incoscienza, no? Dove va? Invece adesso è 30 anni che io vivo esclusivamente di calcio, questo si chiama incoscienza, quindi fa parte del mio carattere essere incosciente. Io dico, ripeto, i giocatori dovranno vedere me che non molla niente, neanche un secondo, e loro la stessa cosa. Io da loro pretendo che diano tutto e di più, ma non solo nelle 2 ore di allenamento, anche nelle restanti 22 ore della giornata, perché sono più importanti delle 2 ore di allenamento. E tu che hai visto il Teramo praticamente da inizio stagione, l'hai visto anche quando non eri in panchina in questi mesi, qual è secondo te la medicina da dare per curare i mali della squadra? Questa settimana cercherò di non dare neanche, cioè pochissimi concetti tattici, perché in questo momento non so quanto possono essere recepiti dai calciatori. È logico che fossimo in ritiro in stagione, sì, darei una grossa organizzazione di gioco. Cerco di dare solo 3 regole di calcio, visto che adesso l'allenatore sono io ed è giusto che 3 mie idee vengono messe lì, ma più che altro voglio andare all'interno del loro stato d'animo e capire qual è veramente il problema, perché ci sono alcuni calciatori che secondo me stanno rendendo meno del 50% delle loro possibilità. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.